Quest'anno nello showroom di Meritalia e al Salone del Mobile presentiamo una nuova collezione di Gaetano Pesce, una collezione nuova di Lapo Elkan che è la prima volta che si cimenta nell'arredamento, presentiamo un disegno di Mario Bellini, presentiamo Italo Rota, poltrone e tavolini e presentiamo l'architetto Kita che è un architetto giapponese con un salotto bellissimo. Le poltrone di Rota che ha chiamato l'origine du monde, maybe, è una poltrona veramente che insomma alcuni ci hanno ripresi perché hanno detto che è un po' troppo spinta, altri non l'hanno capita subito, altri ancora invece l'hanno trovata un gioco simpatico. Per quello che ci riguarda riteniamo che al di là dell'aspetto sia una poltrona e un tavolino straordinari di altissimo design e che con i colori che abbiamo applicato vanno bene, stanno bene in qualunque ambiente. Io penso che per il 2015, per l'Expo di Milano, stiamo facendo e faremo grandi cose. Milano non può fallire, Milano è sempre stato il motore trainante dell'economia italiana e io sono sicuro che con tutte le squadre, con tutto il team che è stato messo in piedi, io sono sicurissimo che tutto il mondo parlerà di noi e i visitatori saranno molti di più di quelli che noi finora ci aspettiamo.